Forse avrai la VHS di Piccolo Nemo su uno scaffale e non sapevi che fosse il film con la storia più assurda che io conosca, almeno per ora. Ma la maggior parte di voi non ha mai neanche sentito nominare questo film. E allora risolviamo, torniamo indietro. Torniamo indietro fino alla nascita dell'animazione e a Winsor McCay, nato a metà 800, ma non si sa quando. Nemmeno lui ha mai saputo quanti anni avesse. Erano altri tempi, dopotutto. E questo artista aveva un'idea. Fare un film chiamato Piccolo Nemo. Lui era un cartoonista, o illustratore, fumettista, chiamatelo come volete. Quando la fotografia non era così reperibile, non era una cosa che potevi fare perché ce l'avevi in tasca, i giornali disegnavano le notizie e magari lasciavano qualche striscia umoristica a pagina 9. Questa, per esempio. E poco più tardi anche Piccolo Nemo nel mondo dei sogni. In ogni fumetto, il piccolo Nemo viveva un sogno assurdo e poi si svegliava. Ora, se dobbiamo parlare del primo cartone di sempre, Fantasmagorie del 1908, francese di Emile Cole, ma solo 3 anni dopo, McCay realizzò questo, Piccolo Nemo. 1911 era a colori, era animato, era moderno. Capite perché Winsor McCay venga considerato il padre dei cartoni? Più di altri, insomma, fu McCay a creare l'animazione, credendo in lei per davvero. Disegnava su carta di riso, erano semplici disegni, senza rodovetri o meccanismi evoluti. Li proiettava a teatro durante i suoi spettacoli vaudeville, alle sue spalle proiettava queste meraviglie. Stava accidentalmente inventando alcune soluzioni che usiamo tutt'oggi. Così nel 1914 uscì quella che più di un secolo dopo è ancora la sua opera più famosa, Gertie il dinosauro. Con un singolo assistente ridisegnò continuamente lo sfondo e creò il primo, famosissimo esempio di animazione che venne proiettata anche al cinema. Avevano inventato il riciclo di animazione, ovvero il personaggio ripete alcuni movimenti in modo che un disegno possa essere fotografato più volte, senza dover essere stato disegnato la stessa quantità di volte. Aveva inventato il keyframe, in modo che l'ordine in cui il personaggio veniva disegnato non fosse lo stesso con cui veniva proiettato, e quindi prima si decidevano i movimenti e poi li si rendeva fluidi con gli intercalari. E aveva inserito dei segni a incastro sul foglio per fare in modo che fosse immobile sia quando veniva disegnato che quando veniva fotografato, la reggetta. Tutti i trucchetti che usiamo ancora oggi. Realizzò anche un corto chiamato L'affondamento del Lusitania, nel 1918, 10 anni prima di Topolino. McCay aveva creato inquadrature e sequenze cinematografiche in un cartone. Realizzò diversi cartoni, nel 1921 per esempio La casa volante, su un anziano che non vuole morire e quindi vola via con la sua casa. Ma con l'arrivo dei cartoni di Disney, di Fleischer e altri, McCay si ritirò nel mondo dei fumetti e tornò a pubblicare Piccolo Nemo con scarso successo, senza più animare. Solo dopo parecchio tempo, un signore chiamato Max Fleischer, uno dei più grandi animatori di Hollywood, chiese alla leggenda Winsor McCay di insegnare a un gruppo di animatori qualche trucchetto di animazione. E McCay, tutto felice, interruppe una cena in suo onore e raccontò la sua arte agli animatori. Ma quando si rese conto che non lo stavano ascoltando e non lo stavano prendendo sul serio, disse una frase diventata leggenda. Animare è un'arte. Così la ho concepita. Ma vedo che voi ne avete fatto un prodotto, non un'arte, un prodotto. Che ingrato destino. Così Winsor McCay decise di realizzare un film su Piccolo Nemo, un film d'animazione magari. Un film fatto prima di quelli Disney, prima di chiunque altro, prima di e poi morì. Venne sepolto e qui, a parte un commovente intervento di Walt Disney negli anni 60, nessuno parlò più di Winsor McCay. Passano gli anni e anche Walt Disney muore. E noi arriviamo al 1977 in Giappone, in un mondo ben diverso da quello che vi aspettate. Qui Yutaka Fujioka è il produttore esecutivo di Lupin III e questo signore sapeva che purtroppo le opere giapponesi non arrivavano quasi mai in Occidente e se proprio arrivavano, non arrivavano in America. Così ebbe un'idea.
Visto che si trattava di un prodotto dimenticato ma molto importante per gli americani, acquisì i diritti di Piccolo Nemo. Voleva farne un film, e se voleva farne un film andava fatto con i migliori. Così contattò George Lucas. Era questo giovane artista che aveva appena finito di lavorare a Guerre Stellari e lavorò proprio a Piccolo Nemo. Però Lucas e Fujioka litigarono da subito perché l'idea di Fujioka era un film leggero, sognante, senza una storia definita, mentre George Lucas pensava a una trama intricata con evoluzioni, cambiamenti e tanti personaggi solidi. E dopo aver lavorato per qualche tempo, Fujioka decise di interrompere tutto, cacciò George Lucas e decise di prendersi qualcuno di più artistico e meno blockbusteriano. Così contattò un altro artista, Chuck Jones. Chuck Jones era tra i più grandi e principali animatori di Tom e Jerry, dei Looney Tunes, ed era uno dei più grandi animatori di sempre. Eppure in quegli anni la Warner Bros. Cartoons era stata chiusa e Chuck Jones non aveva grandi progetti e quindi accettò. E lavorarono insieme per anni. Nel 1982 Fujioka trovò anche Gary Kurtz e insieme fondarono la TMS, la casa di produzione del film. Chi è Gary Kurtz? Era il produttore che lavorava con George Lucas. Era il produttore di America Graffiti, Guerre Stellari, Dark Crystal, Ritorna Oz, Il Ladro del Ciabattino, e con lui arrivò un intero team che lavorò al film. E in questo gruppo c'era anche Ray Bradbury, che scrisse da capo la sceneggiatura. Dopotutto lui era anche lo scrittore di Fahrenheit 451, Cronache marziane, Il cimitero dei folli. E poi si unì al gruppo anche un altro autore, Brad Bird, che anni dopo avrebbe diretto Il gigante di ferro, Gli incredibili e Ratatouille. Ma tutti avevano la percezione che stessero lavorando troppo per imitazione di Winsor McCay e che tutti quanti fossero grandi, grandissimi autori, ma che non c'entravano una ceppa tra di loro. Era un problema molto serio, direi. E infatti tutti abbandonarono il progetto e passarono ad altri film più interessanti o comunque meglio organizzati. E Fujioka era di nuovo solo. Ma per Diana conosceva un sacco di animatori giapponesi, quindi perché puntare a quelli americani per fare un film americano? Quale sarebbe stato il punto? E così, visto che ci aveva collaborato per bene con Lupin, chiamò due suoi cari amici, Isao Takahata e Hayao Miyazaki. Erano due registi principali della serie di Lupin e Fujioka aveva appena finito di produrre con Miyazaki il suo primissimo film, Il Castello di Cagliostro. E come secondo film, c'era questa bellissima proposta, fare Piccolo Nemo. Isao Takahata, invece grandissimo autore, aveva fatto un gran lavoro con Heidi e stava per lavorare ad Anna dai Capelli Rossi. Visto che comunque nella testa di Fujioka c'era comunque l'idea di vendere il film agli americani, contattò i Walt Disney Animation Studios e prese Ollie Johnston e Frank Thomas, che erano due nove anziani che avevano lavorato per tutta la Disney con Walt Disney in persona, e li fece incontrare con Miyazaki e Takahata perché insegnassero loro ad animare in pieno stile Disney. Ed è famoso il momento in cui i due anziani videro il lavoro di Takahata e Miyazaki e dissero: «Qui noi non abbiamo più niente da insegnare». Approvarono il lavoro di 12 animatori, di cui Miyazaki e Takahata erano solo due. E questi due non andavano d'accordo. Sappiamo che entrambi gli artisti avessero delle caratteristiche... un caratterino curioso, diciamo. Ricordate la storia di Miyazaki e la spazzatura, vero, in quell'intervista? Bene. Ma pure tra loro due c'erano divergenze creative non da poco. Miyazaki detestava che il film fosse solo un grande sogno e Takahata invece desiderava più materiale e carne sul fuoco, più vita vissuta. E le discussioni furono così tante che alla fine abbandonarono il progetto. E più tardi si sarebbero uniti a Toshio Suzuki per creare la Studio Ghibli. Miyazaki la ricorda come la peggior esperienza della sua carriera. Dovevano sempre discutere, non c'era un capo con una visione precisa, c'erano tante teste e nessuna concorde, tutti volevano fare cose belle ma nessuno ne aveva lo spazio davvero. E poi ogni mese, avanti e indietro dagli Stati Uniti per incontrare Roger Allers e discutere con lui di come gestire il progetto.
Oh, giusto, Roger Allers è il regista dei Re Leone e aveva lavorato per anni in Giappone. E così il film venne passato a un pupillo di Miyazaki, un certo Yoshifumi Kondo. Prendete la scena iniziale in cui il letto prende il volo. Diventa facile vedere il progresso della pellicola. All'inizio il film era molto statico, silenzioso, vuoto, succedeva poco alla volta. Poi la scena venne cambiata, divenne più dinamica. Il film era pieno di dettagli, piccoli movimenti più umani, meno puliti, con più dinamismo ed epicità cinematografica. E nella versione definitiva che vediamo nel film invece abbiamo un tripudio di entrambe le cose, con scene virtuose che però sanno anche essere vuote se non è necessario. Kondo sarebbe diventato il regista di I sospiri del mio cuore e al film lavorò con un altro autore, Osamu Dezaki, che conoscete per Rocky Joe, per Lady Oscar e per i vari film di Lupin. Lui aggiunse al film qualche tocco più oscuro e spaventoso e quando anche questi due abbandonarono il film, entrò in uno iato silenzioso di qualche anno. Il film era bello, ma gli mancava direzione. Non era chiaro che cosa volesse essere e perché. E alcune sequenze erano eccellenti, ma altre erano blande. Alcune ambientazioni erano perfette, altre erano generiche. Il ritmo del film risentiva della pessima gestione e nonostante fosse bello ed entusiasmante sotto molti aspetti, era anche, come dire, tutto lì. Yutaka Fujioka iniziò a dedicarsi a un altro film con la sua casa, la TMS, chiamato Akira. Ma solo perché stavano lavorando a uno dei più grandi film animati di sempre non significa che Fujioka non dovesse lavorare per bene anche al suo film già in corso, no? Così chiamò un giovane regista che effettivamente diede un grosso contributo al film, Chris Columbus. Chris Columbus sarebbe diventato il regista di Mrs. Doubtfire, di Mamma ho perso l'aereo e persino Harry Potter e la pietra filosofale e la camera dei segreti. Lui rese il film un pochetto più americano e rese Nemo un bambino più credibile, ma con lui lavorò un certo, Moebius, ovvero Jean Giraud, che disegnò le ambientazioni più cupe. Dopotutto, lui è famoso per aver disegnato anche in Alien, Il Quinto Elemento e in Dune. Ma all'animazione serviva ancora tanto lavoro e perché fosse fatto per bene chiesero aiuto a una serie di animatori della Disney. Tra questi, Ken Anderson, famoso per gli Aristogatti, Robin Hood, La Spada nella Roccia, La Carica dei 101, Cenerentola e altri film fino a Biancaneve. E tutto questo sotto la supervisione di Frank Thomas e Holly Johnston in persona. Poi la colonna sonora venne realizzata dai fratelli Sherman, i due compositori di Disney che realizzarono le colonne sonore di Mary Poppins, La Spada nella Roccia, Citti Citti Bang Bang, Pomi d'Ottone e Manici di Scopa e molti altri film. E poi ci fu Jeffrey Daniel che curò la coreografia. Lui era il coreografo di Bad e Smooth Criminal di Michael Jackson. E nel frattempo TMS ebbe il tempo di concludere e pubblicare Akira, che fu un film di grandissimo successo e divenne il primo film d'animazione giapponese distribuito regolarmente negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Che era esattamente quello che speravano di ottenere con Piccolo Nemo. Che però non era ancora finito. Il successivo regista fu Masami Ata, regista di diverse opere, ma la più facile da nominarvi è il primo film di Super Mario, quello animato, eh sì, proprio quello, e fu lui a concludere finalmente la pellicola nel 1992, esattamente 93 anni dopo la prima pubblicazione di Winsor McCay, che tra l'altro era arrivato in Italia con il nome Bubi nel paese del dormiveglia. E alla fine uscì Piccolo Nemo Avventure nel mondo dei sogni, uscì al cinema in tutto il mondo, perdendo così tanti soldi che nessuno lo vide e Yutaka Fujioka, dalla vergogna, si ritirò per sempre dal mondo dell'animazione.